l'altro non lo farò mai. Vedi, poi io mi scosto pure. Il discorso è che ti ridi, dei fatti che non è fatto. Sì, le solite cose, voglio la democrazia, voglio che tutto quanto va bene, sono attivissimo, sono fortissimo. Perciò la prima viene banale, la seconda viene meglio. Vota Antonio. Questo di essere portavoce di un gruppo di persone che sicuramente non sono mai d'accordo su niente. Allora, quindi questa è la imboccata. Ecco, vedi, non è tanto. Comunque quello con la sciarpa, quello che si cambia è quello con la sciarpa bianca, giusto per capire, perché quindi fare venire al primo meetup. Esatto. Vabbè, come già, cominciamo? Già l'ho fatto. No, non cominciare. Dove fingi. Dove fare il politico, almeno impara a fingere. Che cazzo? Il meetup che cos'è poi in realtà? È un grosso forum, è un grosso forum, un grosso sì, forum che dove si discute. Esatto, tra l'altro è separato dal Movimento 5 Stelle il meetup. Il meetup è un grande pensatore, sono poi vari forum. Non è sharing. Sì, tra cui ricordiamo Mondo Camper. Tra cui Mondo Camper, che è un suo pezzo. È il suo blog personale all'interno del meetup, per farmi dire dalle risate. Che cosa c'è al meetup di Grillo? Io non lo conosco, spiegami. Allora, molto semplicemente, il meetup di Grillo sono varie persone come noi. All'estero, tra l'altro, è molto divertente perché non siamo persone che... Siamo delle non persone. Siamo tutte persone di vari, con vari accenti, con varie cose, con varie esperienze, varie vissute, varie età. Allora, e in questo momento stiamo cercando di capire un attimino tutta questa storia delle campagne elettorali, del Movimento 5 Stelle. Al meetup non è solo questo. Il programma. Sì, ma non è campagna elettorale. Stiamo facendo, per esempio, a parte il programma, già un passo avanti. Noi siamo partiti dalla Costituzione. Abbiamo preso un professore di diritto costituzionalista. Esatto, il quale ci sta spiegando la Costituzione. Allora, quindi prima proprio di spiegare il programma. Perché vediamo, ci siamo resi conto che alcune persone non sono preparate, non hanno mai studiato educazione civica. No, è peggio ancora. Sulla scheda elettorale oggi c'è scritto Tizio, Caio, Sempronio, presidente. In Italia stanno facendo delle primarie per cosa? Allora la gente sta entrata nella convinzione che noi votiamo il presidente del consiglio. Sono cose che non si spiegano mai. Noi stiamo spiegando che tutti quanti, visto che stiamo facendo in web, perché poi abbiamo questa cosa che siamo sparsi in tutta quanto Europa. Polverizzati. Skype connection. Poi abbiamo provato strumenti nuovi, cose nuove, fin quando non siamo arrivati ai meeting che ci ha permesso di fare la videoconferenza. Dopodiché abbiamo fatto anche altre cose, ma questo l'abbiamo fatto da quando è nato il Movimento 5 Stelle. Ci siamo messi a chiedere ai vari eletti all'epoca e adesso alle persone candidate: scusa, ma tu che fa? Che vuol dire essere consigliere regionale? Ma perché non ti candidi come candidato premier? Allora, noi non lo vogliamo indicare da prima, però è un fatto molto semplice. Aspettiamo i dettami costituzionali. Nel momento in cui il presidente Napolitano fa le consultazioni con i capigruppo, quindi anche col capogruppo del Parlamento del Movimento 5 Stelle, a quel punto ci si concerta. Quello che invece tu avevi fatto emergere prima, che non era il fatto che lui diceva non avete un premier, ma non avete un capolista. No, un referente, chiamalo come vuoi. Un portavoce, certo. Ecco, portavoce. Abbiamo la parola giusta, portavoce. Sul sito del Movimento ci sono tutte le persone a cui è stato chiesto di candidarsi, perché abbiamo i requisiti per farlo. Sensibili portavoce. Che dopodiché verranno votate. Queste persone votate vengono ammesse nella lista. Per noi all'estero è diverso, noi non abbiamo la lista come in Italia. Noi all'estero abbiamo le preferenze ancora, quindi è indifferente in quale punto stare la lista. In Italia, ovviamente, stanno sul porcello. Il prossimo meetup invita per conoscere le prossime cose. La prossima... Allora, innanzitutto diamo l'indirizzo. Allora, l'indirizzo del meetup Europa è www.meetup.com/meetup Europa, tutto attaccato, dove ci sono anche tutti gli altri meetup, Parigi, Zurigo, Londra, Praga, eccetera. La prossima data. Questo mercoledì abbiamo il web meeting da tutte le città europee. Per partecipare basta andare su www.meetup.com/meetup Europa, vai nel calendario, ci sta il coso da cliccare, clicchi e partecipi al web meeting. Un'altra data importante, c'è per chiudere? Sì, la... chiudiamo, c'è fa freddo. Su Parigi quando ci chiudiamo? Parigi dovrebbe essere il 4 di dicembre. Quasi lunedì 4 dicembre, da Eticando, e il 14 e 15 staremo tutti quanti a Zurigo con tutti quanti gli altri meetup, ospiti dal meetup di Zurigo, dove tutti i vari, chi vuole, dei vari meetup, ma anche chi non è dei meetup, è semplicemente un simpatizzante, viene, ci si conosce, stiamo preparando un programma. Tra l'altro stiamo preparando il programma utilizzando il liquid feedback,
che è quella famosa piattaforma utilizzata anche dai pirati tedeschi, utilizzata anche dal Movimento 5 Stelle di Sicilia, nel quale ognuno mette i vari suggerimenti e vengono votate le varie proposte, si combinano fino a fare una proposta condivisa da tutti quanti. A 4 dicembre. A 4 dicembre. Da Parigi, Massimiliano Gambardella, portavoce eleggendo del Movimento 5 Stelle.